Collega Bignami, prego. Grazie Presidente. Intanto mi scuso perché formulerò evidentemente dei quesiti, però dovrò approcciare in forma forse più discorsiva di quella tecnica illustrata dal collega che mi ha preceduto. E in questo senso devo anche affiancare una continuità concettuale per il quale purtroppo non si riesce a concepire la fattura elettronica che in un mondo perfetto tutti noi vorremmo avere. Certo che è uno strumento che potrebbe essere soltanto positivo, ma nella misura in cui questo serve per agevolare le imprese e per agevolare i professionisti, per agevolare le partite IVA. Quando si parla di semplificazione dovete smetterla di intendere semplificazione per la burocrazia, deve essere semplificazione per i cittadini. Qui si continua secondo un approccio, e questa è la prima domanda, ma qualcuno di chi ha scritto queste disposizioni ha mai emesso una fattura? Perché il dubbio che viene è che in realtà non abbiate mai emesso una fattura. L'artigiano che sta in Appennino, che sta in Campania, che sta in Puglia, non ha il tempo di farsi generare il QR code o di andare a cercare l'app o di guardare il sito internet, perché campa con quello che produce, non perché voi non avete la capacità di realizzare dei controlli veri, non realizzando una presunzione di colpevolezza su tutti. L'Agenzia delle Entrate deve smetterla di avere una presunzione di colpevolezza su tutti, perché è incapace di individuare chi davvero evade. E ritengo, direttore, molto grave quello che lei ha detto quando ha affermato tanto chi evade sicuramente non fa la fatturazione elettronica. E allora che cosa la facciamo a fare? Continuate a controllare chi già sta pagando le tasse. Forte coi deboli e debole coi forti. Questo non è accettabile. Bisogna invertire la filosofia di fondo, bisogna avere fiducia nelle imprese, bisogna avere fiducia nella gente. Non si può continuare a gravare con un sospetto neanche legittimo di colpevolezza tutti coloro che emettono una fattura. Senza il popolo che emette fatture, nessuno di noi ha uno stipendio, neanche lei. Neanche io da parlamentare ce l'ho da avvocato che fa la fattura come tanti altri professionisti. E credo che questo sia significativo, perché voi non vi rendete conto che chi non ha il tempo di far questo deve pagare il tempo di altri. Tutto ciò genera costi per il cittadino. Perché voi, e lo scrivete qua, non avete la capacità di verificare. Ma è il vostro lavoro. Ma voi non potete continuare a prendere gli stipendi dai contribuenti. No, io capisco che lei è una funzionaria dell'Agenzia delle Entrate, ed è disturbata dal fatto che io pongo dei quesiti. Però da parte mia ci sono dei quesiti che lei, gentilmente, Presidente, dovrebbe ascoltare, e magari la prossima volta anche farci avere la relazione, non a illustrazione iniziata, ma prima. Che poi a lei non vada bene che io pongo questi problemi, lo capisco, ma li pongo. Allora, continuo a dire, vi rendete conto, così prende anche lei nota della domanda, Presidente, che tutto ciò significa costi, punto interrogativo, costi per i cittadini, tempo perso, ma secondo voi queste cose chi le paga, punto interrogativo, così è contenta e faccio una domanda. Bisogna iniziare anche a rendersi conto che ciò ha una ricaduta effettiva sulla vita delle persone. E allora bisogna cambiare impostazione e mettersi nell'ottica che tutto ciò che è semplificazione deve essere semplificazione per la cittadinanza. Capisco che le burocrazie hanno solo due modi per giustificare la propria esistenza: spendere i soldi dei contribuenti e generare dei problemi. Ma se cambiamento deve essere, almeno lo sia su queste cose. Grazie, collega Fregolent. Prego.